ogni scelta. In psicologia non esistono scelte piccole, non esistono scelte neutre, non esistono scelte innocue. Mi capite questi aggettivi? Scelte innocenti, che non lasciano alcun segno. No, non è vero. Forse se vedi la cosa dal punto di vista morale puoi ragionare così, ma dal punto di vista psicologico no. Tutte le scelte, soprattutto quelle che tu fai senza dargli tanta attenzione, ti condizionano. La prossima volta tu sentirai una spinta maggiore a ripetere la stessa scelta. E così facendo che cosa avviene? Che sempre più energia va nella direzione, in quale direzione? Quella inferiore, quella che va verso il basso. E alla fine tu non potrai dire, ma mi viene di fare così, è più forte di me. Altro meccanismo difensivo, stupido, imbecille. Perché è chiaro che sei tu che attraverso le piccole scelte hai consentito che sempre più energia, tua energia, andasse in questa direzione. Capite? Capite che siamo noi che in qualche modo condizioniamo i nostri sensi. Attenzione, perché oggi noi rischiamo di perdere i sensi. Si usa questa espressione, perdere i sensi, quando una persona, non lo so, non è più lucida mentalmente, o quando uno sviene, allora si è perso i sensi. In tutte le lingue si usa questa espressione, perdere i sensi, o no? Si usa questo per dire un momento così di amnesia o di perdita della lucidità mentale. Ecco, oggi noi corriamo questo rischio, perdere i sensi, cioè i nostri sensi non li sappiamo più vivere ponendoli in relazione con quelle che sono le scelte fondamentali della nostra vita, cioè li perdiamo, cioè i sensi li abbandoniamo a qualche cosa che noi non conosciamo, che alla fine diventa un ripiegamento su di noi. È grave questo, perdiamo i sensi. Perché se uno perde i sensi, come può poi vivere quello che ha scelto, cioè gli ideali della sua vita? È come se i sensi si distanziassero da lui. Dunque i miei occhi non mi servono più per vedere la bellezza di quell'ideale che io ho scelto. Invece gli occhi mi devono servire per vedere la bellezza. L'ideale che io ho scelto non è solo vero perché viene da Dio e Dio mi chiama, ma c'è anche una bellezza anche umana. Però è evidente che per vedere questa bellezza occorre che i miei sensi, i miei occhi siano educati. È evidente che nell'esempio che facevo prima, in quel caso invece io lascio che i miei occhi non siano educati, vanno in un'altra direzione. Ecco, inconsistenza vuol dire questo molto concretamente. E noi ogni giorno corriamo il rischio di non accorgerci di tutta una vita personale, interiore, che non controlliamo, attenzione, che non controlliamo e che va in un'altra direzione rispetto a quella delle nostre scelte, come se le nostre scelte fossero qualcosa di solenne, ufficiale, liturgico, che riguarda alcuni momenti della vita, che riguarda la cosiddetta opzione fondamentale. Bella espressione, no? L'opzione fondamentale, come dire, quella non viene toccata. L'opzione fondamentale, quindi non esco dall'istituzione, resto nell'istituzione, l'opzione fondamentale resta salva, però poi in realtà tutte le opzioni quotidiane, non tutte, no, se sarebbe esagerato, ma molte o alcune opzioni della giornata vanno in tutt'altra direzione e io resto tranquillo perché in fondo mica faccio peccato, mica è peccato, mica è una cosa così grave, è ben altro il peccato, è ben altro il male. E così con il meccanismo difensivo, con questi meccanismi difensivi maledetti, perché i meccanismi difensivi sono tutti quegli stratagemmi che noi usiamo, che ci consentono di dire, io sto abbastanza bene. Come sta? Abbastanza bene, così spero di lei. E così vivo tranquillo e coltivo le mie inconsistenze e le accarezzo ogni giorno. E ogni giorno faccio in modo che le inconsistenze diventino sempre più... finché... C'è un regista oscuro qui che comanda le operazioni. È canzone nuova forse? Ecco, e così io lascio che, addirittura,
Ma che ti viene? La schizofrenia del microfono. E noi lasciamo che queste inconsistenze possano crescere, le alimentiamo, capite? Perdiamo i sensi, che vuol dire? Perdere i sensi vuol dire una umanità che viene meno, una umanità che non è più capace di appassionarsi, una persona che si accontenta di vivere così senza far niente di male, ma non farà neanche niente di bene. E però vive tranquilla, pacifica, il tipo appunto che si sta preparando così, il seminario, una casa di riposo. E allora figuratevi voi. È chiaro che ne risente il messaggio, ne risente l'apostolato, ne risente tutta la vita di relazione della persona. Ecco, attenzione, perché è terribile l'inconsistenza, perché, capite, da un lato non è patologia, ecco perché è terribile l'inconsistenza, perché da un lato non è patologia, sarebbe esagerato dire che quella persona è matta. Dall'altro lato non è neanche peccato, capite? È fuori di questi due estremi. Ecco perché la persona sta tranquilla. Non è né patologia, né è trasgressione morale grave. E allora così la persona sta in quella linea mediana di quella mediocrità che infatti abbiamo un po' canonizzato. Oggi noi siamo riusciti a canonizzare la mediocrità, che vuol dire la situazione così di questa situazione intermedia in cui la persona è priva di passione e sta rischiando di perdere i sensi, di perdere la propria umanità.